Fondata nell'ex campo di concentramento di Fossoli nel 1947, la comunità di Nomadelfia si è poi trasferita in Toscana. Ora un docufilm presentato ieri a Carpi ne racconta la storia e i principi. Il servizio di Francesca Turi. Nomadelfia non è un luogo, è un'idea, è qualcosa che ognuno di noi può portarsi dentro. Questo uno è più della fratellanza per me. Io credo che la nostra missione sia quella di essere provocazione. Vivere nella semplicità e in condivisione, mettendo in pratica i valori del Vangelo. A Nomadelfia, comunità di 300 persone che si trova in Maremma, vicino a Grosseto, questa è la realtà quotidiana raccontata da Ivan Corbucci nel docufilm Legge di Fraternità. Tutto nasce così per curiosità, per la voglia di conoscere questa realtà. Chi sono i Nomadelfi? Tutto parte da questa domanda. Io non avevo idea di chi fossero i Nomadelfi, non sapevo neanche il significato di questa parola. Fondata nell'ex campo di concentramento di Fossoli nel 1947 da Don Zeno Saltini, anche per dare una famiglia ai bambini orfani o abbandonati, Nomadelfia si è trasferita in Toscana nei primi anni 50. Il sogno di Don Zeno è creare una civiltà nuova, diversa, partendo però ognuno da se stesso, da riscoprirsi fratelli, e infatti si ritrova molto il messaggio di Don Zeno in quello che è il messaggio che Papa Francesco sta lanciando adesso, questo fratelli tutti. Nomadelfia, dal greco legge di fraternità, è una scelta di vita, l'accoglienza uno dei principi cardine. Chi vuole far parte della comunità è tenuto a rispettare determinate regole e a portare la sua testimonianza nel mondo. Io sono nato a Nomadelfia, ma ho vissuto esperienze sia di studio che di lavoro a Roma, ho voluto fare un mio percorso, ho fatto un'esperienza importante anche di missionarietà in Brasile, ho scelto in età adulta di ritornare, di sposarmi e di aprire quella che è la mia esperienza anche di genitorialità a quei ragazzi, a quei bambini che la comunità avrebbe voluto poi affidarmi.